Quale futuro per le città metropolitane e le province a 10 anni dalla legge 56 del 2014, meglio nota come riforma del Rio? Se ne è parlato nel corso del convegno organizzato dalla città metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, nella sala del Consiglio metropolitano di Santa Maria la Nova il 27 settembre 2024. A introdurre e moderare i lavori Antonio Meola, segretario generale della città metropolitana di Napoli, che ha letto un intervento scritto di Wanda Ferro, sottosegretario di Stato all'Interno. In collegamento video Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. In aula i principali sindaci e vice sindaci delle città metropolitane italiane e Carlo Marino, presidente ANCI Campania, che ha chiuso la sessione mattutina. Nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda tra docenti universitari ed esperti in materia, introdotta e moderata da Vincenzo Salamone, presidente del TAR Campania. Città metropolitane devono essere un'occasione di sviluppo e non uno strumento attraverso cui la politica garantisce se stessa. Quel che si è arrivati a fare dopo l'approvazione della del Rio e per noi in Sicilia dopo l'approvazione della legge 15 del 2015 è un pastrocchio che alla fine scontenta tutti. Peraltro c'è anche una dicotomia, perché mentre nel resto d'Italia si prova a diminuire il ruolo delle competenze delle cosiddette province, da noi in Sicilia si è arrivati al punto di aumentare queste prerogative. Questo ovviamente genera dei cortocircuiti con i cittadini che non hanno contezza di quale sia il metodo adatto. Io sono sempre per una fase di decentramento per cui se riusciamo noi a restringere le competenze è sempre meglio, purché si diano le giuste risposte. Ma questo può avvenire attraverso l'elezione da parte del popolo, dei consiglieri provinciali, di coloro i quali occuperanno gli scranni nelle strutture rappresentative e non attraverso le elezioni di secondo livello, che diventano solo un modo per compensare chi non ha avuto magari nulla in passato. L'elezione diretta è uno dei temi che più raccoglie nell'immaginario collettivo la necessità, ma non è soltanto questo. Il vero problema è a 10 anni dall'istituzione della legge 56 del 2014, le funzioni, ma soprattutto le risorse che devono essere conferite alle città metropolitane. Poi c'è un tema tutto italiano, molto probabilmente sono troppe 14 città metropolitane, forse bisognerebbe differenziarle e dare una dignità istituzionale un po' più importante a quelle che veramente hanno una continuità territoriale numerosa, dove le attività produttive, gli stakeholder presenti sul territorio sono assolutamente integrati e hanno necessità di avere delle risposte dalle istituzioni. Le istituzioni intermedie come gli enti di area vasta, quindi le città metropolitane, sono le prime che possono rispondere a questi bisogni di raccordo tra il livello locale, comunale e il livello regionale, statale. E credo che le vere città metropolitane in Italia siano tre, parlando di aree metropolitane. Roma, che ha una sua specificità come Roma capitale, ma poi Milano e Napoli. In parte anche Torino, anche se ha un territorio molto disperso. La necessità di ritornare a un sistema di province, di città metropolitane, che dia davvero delle risposte ai cittadini è ormai un tema ineludibile. Le città metropolitane in questi 10 anni hanno assolto con grandissima fatica al ruolo che invece svolgevano le grandi province delle grandi aree urbane del territorio, e la posizione del vice sindaco metropolitano della città metropolitana più estesa d'Italia e quella con il maggior numero di comuni d'Italia è di forte perplessità rispetto a questa riforma. Noi abbiamo la necessità di un ente di secondo livello che stia a fianco dei comuni, soprattutto di quelli più piccoli, soprattutto delle aree interne, e per poterlo fare abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di personale, abbiamo bisogno di una piena riconoscibilità politica e anche elettiva, perché i cittadini devono poter tornare a scegliere chi è che li governa e chi è che decide sul futuro delle scuole dove vanno i loro figli, sul futuro delle strade che percorrono ogni giorno, sul futuro dei servizi di assistenza scolastica piuttosto che di tutela dell'ambiente o di valorizzazione del paesaggio e dei patrimoni culturali che abbiamo. Quindi dobbiamo ripensare seriamente alla riforma del Rio. Io non so quale sia la forma più adatta, se un province bis oppure una città metropolitana 2.0, però so che così come siamo organizzati in questo momento non siamo utili al sostegno dei comuni e non siamo utili per raccogliere le sfide che il mondo ci pone. In questa legislatura intanto abbiamo assistito all'avvio di lavori parlamentari su un disegno di legge presentato da varie forze politiche, ma sostanzialmente condiviso dalla maggioranza, e che
tra i vari punti più importanti prevede il ritorno all'elezione diretta del Consiglio, della Giunta e del Presidente, modello ex 142, quindi quello che era l'ordinamento precedente alla Del Rio. Tra gli elementi previsti di rilievo previsti nel disegno di legge sono anche la riattribuzione di diverse competenze, che quindi in qualche modo ricreano quella cosiddetta e tanto auspicata maggiore agibilità in funzioni importanti delle province. Questo è l'auspicio che in qualche modo sia anche dalla gente, dal popolo, dalla comunità, per chi vede in questo ente un riferimento importante, per chi ne ha memoria, per chi aveva relazioni, rapporti, e una istituzione che svolgeva funzioni proprio anche di carattere amministrativo importante, che invece da qua sono state attratte sostanzialmente e in gran parte in capo alla regione, non ne vede più la tangibilità, quella fruibilità molto più efficace in precedenza. Io non amo discutere della singola legge o del singolo strutturazione dello Stato rispetto all'ente provincia, invece immagino una grande riforma del testo unico degli enti locali, messe insieme naturalmente a una capacità di ridare funzioni e competenze alla provincia e soprattutto un asset del paese che sia chiaramente strutturato, perché gli enti territoriali e anche le province abbiano una governance più forte, perché questo significa servizi ai cittadini, un front office più certo rispetto a dare risposte sicure al bene comune e visione strategica rispetto a quelli che sono gli ambiti territoriali. Più si è vicino ai territori, più si costruisce una visione strategica, più il paese può dare risposta rispetto al governo regionale e al governo nazionale. Secondo noi ci vuole una grande riforma della strutturazione amministrativa del paese, che mette al centro province ed enti territoriali come governance strutturata per costruire il bene comune. Il percorso è stato tracciato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2023, che è quello che è la costituzione degli organi di funzionamento delle province e delle città metropolitane, devono essere coinvolti i cittadini, quindi il corpo elettorale, attraverso il sistema elettorale diretto. Io credo che il grande futuro della città metropolitana, oltre a quello dei servizi che vanno oltre il contesto della città capoluogo, sia quello di fornire servizi all'intera area sulla quale gravita la popolazione legata a quel territorio. Una funzione fondamentale può anche essere quella di servire gli enti locali, in particolare in determinati settori, quali sono quelli della progettazione, delle funzioni di stazione appaltanti, che molti piccoli comuni non sono in grado di svolgere da soli.